Benvenuto a Luca di Giannatale, ormai nostro ospite abituale di questi format video. Già diciamo dai primi esordi di queste video interviste, mi ricollego anche alla serie fatta all'inizio del lockdown, della serie appunto Il mercato non si ferma, Cordivari non si è mai fermato. Oggi siamo qui anche per raccontare quello che è successo negli ultimi 2 anni. Abbiamo visto appunto anche l'uscita di un nuovo prodotto che finalmente abbiamo toccato con mano in occasione della fiera, per cui partiamo da qui, partiamo dall'ultimo incontro fisico in presenza in occasione della fiera Cersaie a Bologna, per chiedere a Luca Di Giannatale, responsabile marketing e comunicazione di Cordivari Design, come è andata, ma soprattutto quale emozione, quale sentiment e anche quale pensiero, insomma, vi siete portati a casa da questa prima esperienza di fiera in presenza. A te, Luca. Cristina, sono passati 20 mesi, erano passati 20 mesi dall'ultima presenza in fiera, in una fiera fisica. E Cersaie quindi è andata benissimo, benissimo a prescindere. Quindi siamo stati davvero contenti di tornare in una esposizione fisica, di incontrare i nostri clienti, di incontrare i progettisti, di incontrare tutto il pubblico in generale. I dati che abbiamo potuto vedere e raccogliere durante questa fiera e elaborare alla fine della fiera, ci hanno dato conferma del fatto che la manifestazione, fosse andata nel migliore dei modi. Abbiamo avuto un numero di contatti, non dissimile, anzi in leggera crescita rispetto alla precedente edizione. Abbiamo avuto un'ottima presenza dall'estero, limitatamente ai paesi che hanno avuto la possibilità di accedere. Quindi siamo molto molto soddisfatti, Ecco, ricorda soprattutto. un po' come vi siete presentati, quindi raccontaci un po' anche lo stand per chi non ha avuto modo di vederlo, quale rappresentazione appunto dell'azienda avete dato, rinnovata, quindi abbiamo visto tante Assolutamente, novità. assolutamente sì, non abbiamo tentennato un attimo nel momento in cui si è presentata la possibilità di tornare a Cersaie, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, quindi abbiamo addirittura voluto incrementare il nostro investimento, quindi con una superficie espositiva più ampia, con uno stand piuttosto curato che trasmettesse un'immagine di design diciamo di alto di gamma, che fosse caratterizzato dalla presenza del colore e di ambientazioni piuttosto suggestive, rassicuranti e che facessero appunto calare il nostro visitatore nell'atmosfera giusta per apprezzare i prodotti proposti. Abbiamo diciamo, definito la nostra strategia espositiva in base alle 3-4 novità più importanti che abbiamo esposto in questa fiera e quindi attorno a queste novità si è sviluppato il mood dell'esposizione. Quindi colore, quindi il radiatore tessuto, un nuovo prodotto che finalmente abbiamo potuto esporre dal vivo, una novità che diciamo, è arrivata in versione definitiva che è il window, e i prodotti della linea Frame Trends, che sono dei prodotti di grafica applicati ai termoarredi. Perfetto, ecco, parliamo un po' di tessuto. È stata una Sì. soddisfazione per voi esporlo, ma una soddisfazione anche per noi finalmente vederlo, apprezzarlo dal vivo. Dietro questo prodotto c'è anche proprio un'esperienza di collaborazione con il designer, ricordiamo, Marco Pisati, su un modello completamente nuovo anche dal punto di vista industriale. Ecco, ricordiamo un po' che cosa rappresenta tessuto per Cordivari Design, anche dal punto di vista tecnologico. Allora, tessuto rappresenta per noi anzitutto il ritorno in maniera adeguata su un prodotto di fascia medio-alta, quindi sul prodotto di design puro. E lo abbiamo fatto attraverso un progetto piuttosto articolato, ci hanno portato avanti in collaborazione con l'architetto Marco Pisati, che ha saputo interpretare le necessità del design, la sua idea di design,
l'ha saputa coniugare con la produzione industriale in serie, quindi rendendo un radiatore prodotto con una metodologia industriale, ma sempre diverso nel risultato estetico finale attraverso un assemblaggio casuale dei componenti. Quindi è stato un prodotto molto apprezzato quando è stato presentato all'inizio diciamo alla fine del 2020, ma lo è stato ancora di più una volta visto dal vivo in fiera. Quindi il riscontro è stato molto positivo. Ecco, ricordiamo poi sempre, quando parliamo di Cordivari, che Cordivari non è solo termoarredo. Infatti ne parlavamo anche a Bologna, ecco, sappiamo che negli ultimi mesi il mercato italiano è stato travolto da questa voglia, da questa opportunità di riqualificare i nostri edifici residenziali e non residenziali. Ecco, in questa partita importante che ha a che fare con il comfort domestico, ha a che fare con il benessere, ha a che fare con l'ambiente, ha a che fare con il risparmio, ecco, Cordivari che ruolo potrà giocare? Come si sta preparando? Come si è già preparato? Che cosa offrirà agli professionisti? Il mercato sta vivendo un periodo di forte richiesta, non solo quello italiano ma quello internazionale, tant'è che le nostre linee produttive sono, diciamo, quasi sature. Il ruolo che noi stiamo giocando all'interno di questo momento particolare è sicuramente quello di offrire soluzioni efficienti per il rinnovamento degli impianti termici e degli impianti di produzione di acqua calda sanitaria. Quindi, come giustamente dicevi, non solo radiatori d'arredo, ma anche componenti impiantistici come termoaccumulatori, come bollitori per acqua sanitaria, sistemi a pompa di calore, sistemi solari termici. Quindi in questa direzione sicuramente stiamo giocando una partita importante che ci vede molto impegnati in questo periodo, 7 giorni su 7. Però ti mantieni bene, l'aspetto devo dire che nasconde bene la stanchezza. Immagino che sia un tipo di offerta a cui necessariamente si debbano collegare dei servizi. Queste sono opere che richiedono una presenza importante in termini di consulenza da parte dell'azienda fornitrice. Assolutamente sì, affiancamento all'installatore, affiancamento al progettista. Lo facciamo già da diverso tempo, oggi non si fa altro che intensificare questa attività di consulenza attraverso la nostra area tecnica, che ha del personale specializzato che si occupa esclusivamente di questo. Bene, e questo è un tema importante che ha a che fare anche con la riqualificazione delle aziende. C'è un grosso trend che stiamo notando anche nel nostro settore di riorganizzazione, di ingressi di nuove figure, nuove competenze. Chiudiamo dandoci degli appuntamenti, Luca. Dove ci ritroveremo nei prossimi mesi? Beh, ci ritroveremo intanto fra un paio di settimane a Milano ad Architect at Work, di nuovo con i radiatori d'arredo. E poi il primo appuntamento del 2021 è a marzo a Mostra Convegno Expo Comfort a Fiera Milano, e seguirà un mese dopo l'appuntamento con il Salone Internazionale del Mobile, sempre a Milano. Perfetto, bene. Grazie mille Luca, ci vediamo prestissimo. Grazie Cristina e grazie a Il Bagno. Buon lavoro. A presto. Ciao.